Benvenuti a tutti, eccomi qua, Serena Sirini, sì, sono io. Assolutamente per me è un grande onore stasera tenere questa serata del simposio, perché come sapete, appunto come vi ho detto oggi nel video, essendo figlio mio, non avrei pensato di partecipare in una serata, ma si vede che era giunto il momento, insomma. Non è una novità per me, insomma, tenere dei seminari o dei corsi, ma in particolare ho scelto, perché ho sentito, di fare, insomma, di seguire la mia missione, che è quella di dare la possibilità a chi ha un messaggio di mettersi in contatto con chi questo messaggio lo può ricevere, quindi di mettere in contatto trainer, relatori con un pubblico, un vasto pubblico come siete voi, amiche e amici del simposio. E oggi mi ritrovo a presentare me stessa insomma, in questa veste di trainer. A proposito di Patricia, mi spiace, stasera non è potuta essere con noi, cioè energeticamente vi manda i suoi saluti e con dispiacere appunto non può essere qui, ma mi ha detto che riusciremo a fare sicuramente un'intervista registrata, per cui questa serata è extra. Quindi la serata con Patricia diventerà un'intervista registrata, quindi vi arriverà come insieme alle altre tre che vi stanno per arrivare, una arriverà questo weekend e poi quella con Giulia e poi verso la fine del simposio arriverà quella con Sara Bassot e in più appunto avrete anche quella con Patricia, per cui saranno non 13 ma 14 appuntamenti. Meglio di così, ragazzi, veramente qui fioccano i regali. E direi che parto direttamente con la mia serata Dea. Intanto vi spiego come mai Dea e come è nato il discorso. Era più di 2 anni fa, quando ci siamo parlate per la prima volta rispetto alla nostra mission, io e Patricia, ed è nato a casa sua in Olanda proprio questo corso che abbiamo chiamato Dea, come acronimo proprio. Dea significa donna essenza autentica. Quasi 3 anni fa c'era l'esigenza proprio di mettere a disposizione qualcosa, qualche strumento in più per le donne, e questa illuminazione è arrivata proprio perché in primis sentivamo noi l'esigenza di poter lavorare su di noi e poi poter aiutare anche altre donne a farlo. Ripeto, poi tutto quello che dico rispetto alle donne, poi potete utilizzarlo anche voi, cari ragazzi, uomini, signori presenti in sala o in registrazione, perché per poter poi sviluppare di più la vostra parte femminile o comunque anche per aiutare le vostre invece magari consorti piuttosto che compagne o amiche, mamme, sorelle a tirar fuori la loro parte di potere femminile, no? Ma tornando a noi, dicevo che appunto è nata un po' così il discorso della Dea e abbiamo chiaramente sperimentato tutto su di noi. Per Patricia è stato più facile perché erano anni che già faceva seminari, per me è stato un po' mettermi alla prova, ma mi è piaciuto molto e ho scoperto che mi piace aiutare le persone a poter tirar fuori quello che hanno dentro. Arrivando a noi vi spiego cosa intendo per Dea, cosa significa poi l'acronimo di Dea. Quindi D come donna. Donna, e per me la donna è un insieme di emozioni, di caratteristiche ben definite, ma flessibilmente infinite, e poi di grandi potenzialità. È un insieme di tutto questo e tutta la nostra parte femminile è insieme di tutto questo, è lì che è la donna, no? L'essenza cos'è? L'essenza è, lo dice proprio la parola, è ciò che è senza, quindi quello che rimane è quello che rimane di noi, è quello che siamo veramente, il nucleo, il nocciolo, ok? E oggi andiamo proprio a riscoprire questo nocciolo e a riprenderlo in mano, a riprendere contatto con questo nocciolo che è veramente quello che siamo. Dopodiché c'è la parte dell'autenticità e il discorso dell'autenticità, una cosa autentica è una cosa vera,
una cosa tangibile, una cosa reale, una cosa unica, originale, perché è una cosa che, una cosa autentica, una cosa che non è ripetibile, è una cosa che è così, è nata così e c'è solo quella cosa lì che è fatta così, autentica e davvero una cosa che non puoi nemmeno, come dire, discutere perché è così, ok? Non puoi giudicare, non puoi. E se noi viviamo da questa nostra parte autentica, siamo semplicemente quello che siamo e non ci sono giudizi, non ci sono paragoni, non ci sono. Perché semplicemente siamo quello che siamo. E una volta che siamo in connessione con questa parte di nostra essenza autentica, è naturale che questa venga fuori, proprio viene fuori, la esprimete da tutti i pori, da tutto quello che siete, che fate, che dite, in qualsiasi modo vi esprimete attraverso parole, gesti, sguardi, sensazioni, lo fate da quella parte lì, partendo da quella parte lì, ok? È per questo che ci tengo molto a farvelo a toccare con mano. Vi dico altre due cose e poi passo al primo esercizio. Ah, nel frattempo che mi ascoltate con un orecchio, per chi ancora non ha sotto mano almeno un paio di fogli mi servirà, vi serviranno un paio di fogli di carta, meglio se bianchi, ma poi se ce li avete colorati o a righe quadretti vanno bene comunque, e almeno una matita, una biro. O addirittura se proprio volete esagerare qualche pennarello, qualche colore, qualcosa anche di colorato, proprio a esagerare, ok? Altrimenti andrà benissimo una penna e un foglio. Bene, intanto appunto che andate a recuperarli, vi spiego quali sono per me personalmente le caratteristiche della dea, quindi di questa donna essenza autentica, in connessione con la sua essenza autentica. Una ad esempio. Una caratteristica è la forza. È risaputo che le donne comunque hanno questa forza interiore, questa forza che non è chiaramente la forza fisica che possiamo comunque andare a sviluppare ad avere e che abbiamo volendo, se non ci nascondiamo dietro il fatto di essere una donna. Ve lo dico perché l'altro giorno, a proposito del mio trasloco, esperienza personale, eravamo io e mio marito e abbiamo portato su per una ventina di scalini la nostra lavatrice pesantissima. E quindi ce l'ho fatta con calma, ma ce l'abbiamo fatta. Però per dirvi questa, insomma, al di là della forza fisica, era inteso nella forza interiore, ok? La forza di affrontare le situazioni. Ma la forza senza la resistenza cos'è? Quindi non è forte solo in quel momento, la mia donna, quella che intendo la donna essenza autentica, la dea, è anche resistente. Quindi va avanti con una determinazione che è davvero ineguagliabile. Quindi ha bene presente cosa vuole, come lo vuole, eccetera, e va per la sua strada. Ma è anche flessibile. Flessibile perché è vero che io ho un obiettivo, è vero che sono determinata, ho la resistenza, ho la forza, ma sono anche flessibile nel momento in cui comprendo che quella non è la strada per arrivare al mio obiettivo. Posso modificare la strada, posso modificare in corsa il sentiero da seguire o la modalità in cui sto perseguendo quel mio obiettivo. Flessibilità, quindi. Okay? Un'altra caratteristica che mi piace dare alla dea e che io vedo tipica della dea, della donna in connessione con la sua essenza autentica, è il coraggio. Il coraggio che tipicamente viene dato come caratteristica maschile, ma in realtà il coraggio è dentro ognuna di noi. Vai e fai, ok? Il coraggio di lanciarsi nelle cose, il coraggio di affrontare novità, il coraggio di sistemare quello che non ci piace, ok? Quello che non è più
nella nostra sensazione, nella nostra energia, in quello che veramente vogliamo di noi, ok? Il coraggio di cambiare, quel coraggio lì, che a volte è ancora più forte del coraggio di affrontare milioni di nemici, su un campo di battaglia, ok? Quel coraggio lì, il coraggio di prendere in mano la propria vita e fare le scelte che devono essere fatte per perseguire quello che vogliamo in questa nostra vita. Perché dipende sempre solo da noi, dipende da quello che scegliamo di fare, dipende da come riusciamo a prendere appunto la situazione in mano e a lanciarci in questa nostra avventura. Legata invece alla flessibilità e comunque anche al coraggio, c'è un'altra caratteristica che mi piace molto, che è l'adattabilità. Quindi come adattarsi alle situazioni. Quindi è vero, dobbiamo essere flessibili, ma anche adattabili, perché ci vuole anche un momento di assestamento per poi poter fare il salto o per poter mettere il piede quello successivo avanti e quindi dice ok, mi fermo un attimo, mi adatto alla situazione, guardo in giro quello che è meglio per me fare in quel momento lì e parto e faccio quello che è il mio passo verso la situazione successiva, ok? Quindi verso il mio obiettivo e quindi poi faccio un altro passo, ma l'adattarsi a determinate situazioni, sistemarle, controllare bene dove e come mettere i piedi e poi ripartire. E altre due caratteristiche che mi piace dare appunto alla dea sono l'equilibrio, quindi una vera dea in connessione con la propria essenza, è in profondo equilibrio, equilibrio in tutti i sensi. E è nel centro della tempesta, ma è veramente nella sua tranquillità, nella sua calma interiore, nell'equilibrio in quel senso. E l'istintività, quindi il fatto di utilizzare il proprio istinto, la propria intuizione per andare avanti per fare il passo successivo, come dicevo prima, no? In questo cammino che è la nostra vita, in connessione con la nostra essenza, per fare delle scelte le faccio in tutti i momenti, se le faccio lasciando arrivare il mio istinto, lasciando arrivare la mia intuizione, sicuramente sono scelte migliori che non stare a farmi milioni di pensieri, ho detto pensieri, ho usato una parola che si può usare, quindi non sto a farmi milioni di pensieri in testa, non, vado, sento proprio quello che va bene per me, quello che è la cosa migliore per me. Insieme all'intuizione, quindi, c'è anche la capacità di rimanere in ascolto. Se non ascolto, non riesco a rendermi conto di quello che può arrivarmi, del messaggio che può arrivarmi, quindi l'intuizione mi può arrivare come idea, eccetera, ma anche ascoltando veramente me stessa, ascoltando il mio cuore, ascoltando anche i messaggi che arrivano dall'esterno o dalle mie guide o da magari è anche semplicemente un ascoltare una conversazione per assurdo sul treno di due persone che stanno parlando di qualcosa, degli affari loro sostanzialmente, ma chissà com'è, io sto attenta a quella conversazione e guarda caso mi danno esattamente un messaggio, una risposta a quello che stavo cercando. Questo è un modo per essere attenti all'ascolto. A volte a me capita di ricevere dei messaggi attraverso le canzoni, vabbè, mi piace molto cantare e mi rendo conto però che ci sono delle volte che mi rimangono in testa delle canzoni, veramente, cioè di quelle che non te ne liberi più e non è detto che sia il Pulcino Pio, scusate se utilizzo questo esempio, nel senso che non è detto che per forza è una canzone che
la sento sempre perché me la fanno sentire, perché è il tormentone di quel momento lì. È magari una canzone che magari non ascolto da chissà quanto tempo, eppure mi rimane in testa tutta la giornata, fino a che magari mi dico, ma cosa sto cantando? Magari a volte in inglese o magari anche in italiano, in realtà la canticchio senza nemmeno stare a pensare a quello che sto dicendo nella canzone. Ecco che invece dico, cavoli, ma mi sta dicendo proprio questo? Ma pensa a te, no? Questo è un altro modo di ascoltare. Poi adesso vi ho fatto l'esempio della canzone, ma può essere veramente in tanti tanti modi. Ultima caratteristica della Dea, anzi ultime due. Una è la sensibilità, che rimane poi, che abbraccia anche l'idea dell'intuizione, della capacità di rimanere in ascolto e della capacità anche di entrare in empatia, ecco, nella sensibilità in quel senso. E poi, ultima, ma non per importanza, è la capacità di danzare la vita, quindi di godere di ogni momento, perché nella danza tu cosa fai? Balli, sei in quel momento, non stai facendo quella cosa lì, non puoi farne altri, poi fisicamente sei proprio impegnata nel ballo e stessa cosa anche metaforicamente, se danzi la vita, lo fai con gioia, lo fai trasmettendo tutte le tue emozioni attraverso di te, ok? Se andiamo a vedere un qualsiasi spettacolo di danza, questi ballerini e ballerine stupende, quello che fanno è darti le loro emozioni con il loro movimento. E la stessa cosa è quello che fa la Dea, connessa con la sua essenza, è tirar fuori le sue emozioni, comunicarle. Prendere quello che ha dentro e renderlo parte, renderne partecipe anche chi è attorno, il mondo, oserei dire. Ok? Perché una volta che sei davvero connessa con la tua essenza autentica, puoi arrivare dove vuoi, puoi fare veramente quello che vuoi. Ok? Bene, ma adesso mi sembra già di aver parlato tanto. Voglio farvi fare il primo esercizio, chiamiamolo così, il primo gioco. Di solito facciamo fare prima una parte in cui questo al corso della Dea, okay? Che facciamo con Patricia. E adesso il corso si è evoluto, quindi questa parte che stiamo facendo adesso insieme, questa in cui vi sto guidando, è una parte che non sarà più così presente, non sarà più presente nel corso della Dea. Quindi vi do un super super bonus e grazie a internet sarà perpetuato nei secoli dei secoli proprio tutta questa parte, quindi chi vorrà poi rivederla, rivederla, rifarla la potrà fare tranquillamente. Invece poi nella Dea Patricia ha evoluto alcune parti che poi si fanno con lei in cui andiamo proprio a seguire, a diventare le varie idee. Proprio le idee, quelle ufficiali, Atena, piuttosto che proprio le idee vere, e in cui andiamo a diventare altri personaggi, che poi adesso non sto qui a raccontarvi perché non è quello che voglio farvi fare adesso, però questa parte qui che facciamo adesso è veramente un super bonus perché non verrà più ripetuta, quindi non live almeno. Quindi ve la tenete voi proprio come super regalo da parte mia. Allora, penna, carta, pronti, pronte? Adesso io dirò delle parole, poi vi spiego, perché se vi spiego adesso poi ho paura di condizionarvi, ok? Io dirò sei parole, ok? E vi lascerò, facciamo diciamo una decina di secondi, quindi ci dovrete essere velocissimi, quindi non c'è tempo di pensare, nessuno vede i vostri disegni o i vostri scritti o quello che state facendo sul foglio, quindi tranquilli, sentitevi liberi, libere di esprimere proprio quello che vi viene in mente appena io dico una di queste parole. E quello che appunto dovete fare è disegnare sul foglio bianco dove volete, in qualsiasi punto del foglio. Dico disegnare, dico scrivere una parola, potete fate quello che vi viene in mente senza stare a pensare, utilizzate la vostra intuizione, utilizzate l'immediatezza, via, istinto.
In qualsiasi parte del foglio vi venga in mente di scrivere, disegnare, fate quello che dovete fare. Ok? Io dico la parola, questa cosa vi risuona qualcosa, segnate, disegnate quella cosa lì e poi passiamo alla parola successiva. Alla fine vi dico che cos'è e alla fine vi dico cosa serve. Ok? Pronti? Vado? Ok, la prima parola è corpo fisico. Sentite cosa vi viene in mente. Via, disegnare. Corpo fisico. Corpo fisico, ve lo scrivo anche in chat così nel caso non si senta. Ok. Ok, poi passiamo alla parola successiva. Deve essere una cosa veloce, eh? Non state a fare la Monna Lisa, una cosa che è per voi sia il corpo fisico. Chiaramente ricordatevi poi qual è il disegno, la parola associata alla parola che dico io, perché poi ci servirà, vi servirà, servirà a voi. Perché vi insegno a fare una cosettina con questa cosa che stiamo facendo. L'altra è corpo energetico. Corpo energetico. Quello che sentite, esprimetelo. Terza parola. Anima. Prossima parola è mente. Niente. Dai che ne mancano ancora due, poi vi dico bene cosa state facendo. Mi piace la suspense. Abbiamo la prossima parola è identità. Identità. Quindi per il momento abbiamo fatto corpo fisico, corpo energetico, anima, mente, identità. E l'ultima, spirito. Spirito. Abbiamo finito le sei parole. Avete fatto il disegno? Ok, io quando l'ho fatto la prima volta sono rimasta abbastanza colpita da quello che ho disegnato. Adesso vi spiego. Quello che avete segnato qui, disegnato, è il vostro ritratto, chiamiamolo così. E chi siete voi? Queste sono le sei parti, siamo composti da diverse parti, diverse situazioni, cioè, chiamiamole proprio parti interiori, no? Queste sono le sei, tra le sei principali, quelle che conosciamo di più, quelle a cui magari ci siamo rapportati di più in alcuni momenti o che ci rapportiamo di più. Scusate, stavo leggendo i commenti. Comunque sono queste parti principali. Chi ha scritto, okay, chi ha scritto, adesso vi spiego anche come leggere questo vostro, diciamo così, disegno. È un po' più difficile perché non vi ho qui sotto mano, però si può fare, insomma. Anche con le parole potete leggere chi siete, potete vedere chi siete veramente, come vi state vedendo in questo momento, ok? Questa è una fotografia, chiamiamola così, una fotografia di questo momento. Quindi abbiamo segnato tre parti che sono più relative al fisico, ok? Che sono la parte del corpo fisico, ok? Della mente e dell'identità.
diciamo, nella sfera più concreta, sono quelle che sono più vicine, più tangibili per quanto, no? E le altre tre, che sono il corpo energetico, l'anima e lo spirito, sono invece quelle più etere, ok? Se voi guardate bene quelle parti di voi, potete notare principalmente cosa avete disegnato e quindi cosa vi sta dicendo quella parte. Magari vi sta dicendo che non la state considerando o che magari avete una sensazione negativa rispetto a quella parte lì. Andate a vedere cosa vi sta dicendo. Chiaramente è un lavoro che dovete fare voi, io non vi posso vedere uno a uno adesso. Altra cosa vi fa vedere. Tra queste parti che vi ho descritto, quelle un pochettino più materiali, quelle più etere, come le avete posizionate nel foglio? Io vi ho detto che potevate utilizzare tutto il foglio, ok? Potevate utilizzarlo tutto. Quindi, dove le avete messe? Avete messo uno qui, uno qua, uno qua, uno là? Le avete messe tutte in piedi? Le avete messe sparse, a rotonde, ok? Potete leggervi proprio lì dentro e vedere se tutte queste parti sono state proprio divise, tutta la parte diciamo più concreta da una parte, tutta eterea dall'altra, c'è poca interazione tra le parti. Quindi andiamo a lavorare un pochino di più sull'integrare queste parti. Magari manca la parte eterea che ti serve, quella più spirituale. Per essere in equilibrio ti serve anche quella. Oppure sei troppo spirituale e ti manca la parte più materiale. D'altronde siamo in un corpo fisico, siamo qui su questa terra, dobbiamo avere un buon rapporto anche con la nostra parte più tangibile. Ok? E questa poi è una cosa che potete ripetere magari tra qualche tempo e vedere, ormai sapete a cosa si riferisce, però molto a sensazione. Andate e dice, ok, adesso disegno il corpo fisico, mi viene da metterlo qui, il corpo energetico lì, e lo potete fare anche da sole o riascoltando la registrazione, no? E lì avete un po' proprio una fotografia di come siete adesso. E cosa serve questa fotografia? Serve ad essere consapevoli di chi siete, ad essere consapevoli di come state agendo in questo momento. Io ogni tanto lo rifaccio perché mi aveva davvero colpito questa cosa e ogni tanto me lo faccio perché voglio vedere un po' a che punto sono, come sta andando e faccio una cernita, insomma, vedo un po' come, ok, devo lavorare più su questo, devo lavorare più su quell'altro. Sì, allora Roberto dice, sì, devo interpretarlo io? Sì, è un momento di scoperta anche di te. Di quello che magari ti può dire di te stessa questo foglio. In realtà le risposte ce le hai tu, no? Non te le può dare nessun altro. Durante il corso, ad esempio, noi facciamo leggere, ok, prima tu leggi te stessa, ok, dopo aver fatto questo giochino, chiamiamolo così, e poi scambi il tuo foglio con quello delle altre e vedi le altre invece cosa vedono di te. E a volte vengono fuori delle cose molto molto carine, nel senso che magari sono delle letture che una lì per lì non aveva pensato, invece poi risultano molto utili perché fanno vedere in un altro modo lo stesso, con altri occhi, lo stesso disegno. Ma non ho finito di farvi giocare, ok? Allora, no, abbinato a questo, prima di passare alla prossima cosa, ho una sorpresa per voi. Ok? Ho delle carte. Mi piacciono. Ho le carte della Doreen, delle fate, visto che siamo tutte al femminile, ho voluto utilizzare queste delle fate. E adesso pesco una carta che sarà buon messaggio, diciamo così, per tutte noi presenti, tutti, tutte noi presenti, e anche per chi andrà a vedere la registrazione. Quindi vediamo le fate cosa hanno da dirci in questo momento
per le nostre vite, il meglio delle nostre vite in questo momento. Un messaggio che va bene per tutti. Ti dicono, chiedete quello che volete. È in inglese, eh? Ask for what you want. Chiedi quello che vuoi. Lascia che l'universo e le altre persone sappiano quello di cui tu hai bisogno. Se non chiediamo, un signore diceva un paio di 2000 anni fa, diceva chiedete e vi sarà dato. E questo è il messaggio per tutti noi dalle fatine stasera. E mi piace averlo condiviso con voi ed è tra l'altro un messaggio bellissimo. Se uno non chiede, come fa a pretendere che gli altri sappiano quali sono le sue esigenze? Ragazzi, mi fa molto piacere averla pescata. Bella, scusate, sono emozionata. È un messaggio bellissimo, voglio dire, ci sono, non so quante carte sono, di solito sono 44, sì, sono 44 carte. È uscita questa carta, mi piace molto ed è molto positiva perché ti dice assolutamente, nel momento in cui chiedi quello che vuoi, allora è molto più probabile che qualcuno te lo porti in un certo senso, in un certo modo, in qualsiasi modo. Poi non ci soffermiamo al come, ma intanto chiediamo. In qualche modo, da qualche parte arriverà. Ottimo, allora adesso però ritorniamo sul nostro argomento, perché voglio farvi appunto andare ad entrare in connessione con questa vostra essenza autentica. Un altro passo per andare a riscoprire questa essenza, è sempre nella consapevolezza, entrare nella consapevolezza di chi siamo. Abbiamo visto che abbiamo le nostre parti, il passo successivo è quello di vedere i ruoli invece che interpretiamo, ok? Andiamo a vedere quali sono questi ruoli, tipo, come posso dirvi? Ci alziamo la mattina e in realtà agiamo secondo dei ruoli che interpretiamo durante la giornata, ok? Ad esempio, mi alzo e faccio la mamma perché devo andare a svegliare i miei figli, devo prepararli per la scuola, ok? Nel frattempo faccio anche la moglie. Perché c'è anche mio marito in giro al mattino che si prepara per andare al suo lavoro. E poi faccio anche la lavoratrice, diciamo così, mi metto al mio lavoro, eccetera. Faccio la collega se lavoro insieme in ufficio con delle altre colleghe. Faccio la figlia quando parlo con mia mamma. Faccio, insomma, ho una serie di ruoli che interpreto. E qui vi chiedo. Penna e carta alla mano, di nuovo, via. Disegnare almeno 10 ruoli, minimo. 10 minimo. Poi se vi vengono in mente degli altri, metteteli dentro. 10 ruoli che interpretate ogni giorno o anche ogni tanto, perché ci sono dei ruoli che interpretiamo ogni giorno, dei ruoli che interpretiamo invece una volta ogni tanto, ok? Ad esempio la cantante la faccio una volta ogni tanto, anche se poi canto durante la giornata, ma la performance da cantante vera e propria la faccio una volta ogni tanto. E ci sono altre situazioni in cui mi trovo ad interpretare dei ruoli in alcuni momenti. Tanto segnateli, intanto che io parlo, magari vi distrago un po', ma secondo me vi vengono. Elisabetta chiede se vale la rompiscatole. Certo, è un ruolo anche quello. Stiamo andando proprio nell'idea della consapevolezza di quello che facciamo. Quindi, quello che vi voglio far arrivare con questo esercizio è proprio il discorso di entrare consapevolmente in quel ruolo. Ok, che sto scegliendo di entrare in quel ruolo lì, non mi capita e basta. E lo faccio in modo diverso, perché quando sono consapevole di agire in un determinato modo, automaticamente diventa diversa anche la percezione di quello che sto facendo, del perché lo sto facendo e del come lo sto facendo.
E lì, nel momento in cui sei consapevole di entrare in quel ruolo lì, vivi quel momento lì, vivi nel qui ed ora. Quindi sai cosa stai facendo con le tue azioni, i tuoi pensieri, le tue sensazioni, che è un po' come avevo spiegato all'inizio del simposio della consapevolezza, la mia interpretazione della parola consapevolezza, con sapere, sapere cosa fare con. Quindi diventiamo sempre più consapevoli, ogni giorno più consapevoli di cosa facciamo con i nostri pensieri, importantissimo, perché il pensiero è energia, il pensiero crea. Cosa facciamo con le nostre parole? A noi e agli altri, perché tante volte parliamo meno bene a noi che agli altri. E non va bene, non va bene perché è sempre energia, anche la parola. L'espressione di quello che siamo, quindi essere consapevoli di quello che esprimiamo, di quello che diciamo a noi e agli altri, è importantissimo. Quindi sapere cosa fare con i pensieri, con le parole e con le azioni poi di conseguenza, quindi come agisco nella mia vita, se sono consapevole delle azioni che faccio, delle scelte che faccio, le faccio sempre nel momento in cui sono e non possono mai essere quelle sbagliate. Essere donna è un ruolo, Chris, puoi metterla come ruolo, assolutamente sì. Barbara dice che è procrastinatrice ogni tanto. Ottimo, state andando alla grande, fantastiche. Chiaramente poi magari tra un po' vi viene in mente un altro ruolo, bene, aggiungetelo, non ci sono problemi, non ha limiti di scadenze di tempo questo esercizio. Anzi, se durante la vostra giornata vi rendete conto domani, dopodomani, tra una settimana, che state interpretando un ruolo, potete andare nella vostra lista e aggiungerlo, ok? Questo è un po' per vedere, dicevo, come chi siamo. Quindi abbiamo le nostre parti, abbiamo i nostri ruoli, ma adesso la cosa diversa rispetto a mezz'ora fa, quando abbiamo iniziato, è che siamo più consapevoli delle nostre parti e dei nostri ruoli. Se ci andiamo a lavorare tutti i giorni, se ci facciamo caso, diciamo così, tutti i giorni, scatta la consapevolezza sempre più forte, sempre più intensa, sempre più presente questa consapevolezza e vi godete molto di più i momenti, le situazioni. Te lo posso assicurare. Provare per credere. Andiamo avanti perché adesso il tempo stringe. Io voglio farvi fare almeno ancora un'altra cosa e poi vi faccio fare una piccolissima meditazione che andiamo a integrare un po' di cose che abbiamo fatto in questi giochi perché sembrano leggeri, ma in realtà vi mettono davanti veramente chi siete e quindi smuovono tante cose, smuovono dentro di voi e fanno riaffiorare veramente chi siete veramente. Immaginatevi di avere un cristallo, un diamante dentro di voi, un diamante che esplode di luce, okay? E questo ce l'avete da sempre, solo che in questo momento ha tipo una serie di coperte sopra, neanche dei veli, delle coperte vere e proprie di lana, di quelle pesantone che trovi negli alberghi, presente quelli nei bed and breakfast o quelle cose di sopra, non si vede neanche uno spirallino della vostra luce e noi siamo scoprendo tutte queste copertone, togliendole una alla volta, mano a mano, fino a che questo bel diamante può davvero irradiare tutta la sua luminosità, la sua luce. Ok? Questo è il fine. Altra cosa di cui vi vorrei parlare, diciamo così, vi voglio far rendere consapevoli, è che in ogni uno dei nostri ruoli e ogni parte che ci compone, poi noi interpretiamo anche, oltre che dei ruoli, anche dei personaggi. Okay? Ma la parte dei personaggi ve la salto, altrimenti non riusciamo veramente ad arrivare al finale.
Mi piacerebbe però farvi fare un piccolo excursus, diciamo così, sulla meta che volete raggiungere, in contatto con la vostra essenza autentica. Quindi sicuramente siamo qui per un qualche cosa, ok? Una qualche missione, chiamatela come volete, per imparare tante cose, eccetera. Ma ci sono delle cose che vogliamo più fortemente di altre, che sentiamo esattamente risuonare con noi, cioè risuonano proprio forti con noi. Quindi vi farei delle domande, sono proprio tre domandine, che vi possono aiutare a chiarire cosa state cercando e cosa volete adesso. Perché? Perché ne parlavo oggi con Mariella Calcagno, che tra l'altro sarà a conclusione del simposio il 25 di ottobre, la sua serata su Col Principe Azzurro. Parlando con lei oggi, parlavamo proprio del discorso della confusione. Quando c'è troppa confusione, non siamo focalizzati, ok? Cioè, dobbiamo avere ben presente dove vogliamo arrivare. Poi dopo, come vi dicevo prima, possiamo essere flessibili sul modo in cui arrivarci o sulla strada da percorrere per arrivare là. Ma la meta dobbiamo averla ben presente. Quindi magari queste tre domandine vi possono aiutare a definire meglio quella vostra meta, ok? Una è cosa voglio nella mia vita. E mi riallaccio tra l'altro, visto che è venuta fuori la carta. Cosa voglio nella mia vita? Rispondete senza pensare. Andate, quello che viene in mente, rispondete. Probabilmente, anche se è una risposta che vi sembra che non c'entra niente con quello che stavate, magari pensavate che volevate nella vostra vita fino a un attimo fa. Magari vi arriva un messaggio diverso e vi scoprite diverse stasera. Vi chiedo di scriverlo. Se l'avete già scritto, poi può darsi anche che dovete stare a scrivere un poema, no? Poi intanto mettete magari una parola, due, un riferimento, poi dopo potete anche ampliarlo. Perché lo voglio? È la seconda domanda. Sì, la domanda era cosa voglio nella mia vita o dalla mia vita, come volete? E perché lo voglio? Come, diciamo così, cosa mi darà avere questa cosa? Come mi farà sentire avere questa cosa che voglio? Raggiungere questa cosa che voglio? In quel senso il perché lo voglio, ok? E poi vi chiedo, a questo punto che avete segnato e detto cosa volete, qual è il primo passo? Non tutta la storia, eh? Il primo passo che potete fare oggi per andare verso quello che volete. Qual è la prima cosa, anche piccolissima, che potreste fare e che a catena potrebbe portare delle reazioni per ottenere quello che volete? Dopo andiamo con le domande, ragazze, perché qui so che ci sono diverse domande poi. Queste erano proprio delle domandine così, no? Leggere, giusto? Perché se lo fate così come un gioco, può darsi anche che scopriate veramente quello che volete nella vostra vita. E quello che vi esorto a fare è di chiedervelo spesso cosa volete. Perché in ogni momento potrebbe essere una cosa diversa. In ogni momento potrebbe essere la stessa cosa. Però anche per voi vale come esercizio per
perché vi dovete prendere un attimo di tempo per rispondere a questo tipo di domande, no? Cioè non è che rispondete pronti via e basta, fine lì. Il vostro dentro di voi continuate poi a lavorarci su quella cosa lì. Dire, ma lo voglio veramente? Era quella cosa lì che volevo? Beh, Elisabetta, ci vuole coraggio, sì, ci vuole coraggio, ma noi sappiamo come idee di averlo questo coraggio, ormai abbiamo definite prima le caratteristiche delle idee, quindi possiamo farcela, ok? Coraggio, vi esorto davvero ad avere coraggio. La vostra essenza autentica è davvero ciò che siete, no? E una delle cose che vi aiuta di più, secondo, cioè, poi per me, io vi parlo della mia esperienza personalissima, è utilizzare, diciamo così, non utilizzare filtri, non utilizzare cose che vi possono nascondere. Non abbiate paura di mostrare chi siete veramente. Okay? Non abbiate paura di farlo, perché una delle cose che io mi ricordo mi ha detto mia mamma quando avevo 14 o 15 anni, partivo per un viaggio che mi avevano regalato i miei per imparare l'inglese per 3 settimane, mi avevano mandato in questo college, okay? E mia mamma prima di partire mi ha detto non preoccuparti, okay? Era il primo viaggio così insomma che facevo senza conoscere nessuno, cioè andavo con una scuola, ma non erano miei compagni, non conoscevo nessuno. Quindi lei mi ha detto: mi raccomando, stai tranquilla, tu sii chi sei, tranquillamente. Se tu sei chi sei tu, vai tranquilla, che non avrai mai problemi. Questa cosa mi è rimasta dentro per sempre, credo, ed è stato uno dei consigli più sentiti che appunto ho ricevuto da una persona a me vicina, che era appunto una persona che era un mio riferimento, no? Mia mamma. E questa cosa mi è rimasta sempre: essere chi sei, non sbagli mai, no? Perché? Perché se sei come sei, le persone ti accettano proprio per quello che sei. Non devi essere nient'altro ed è molto molto più semplice che non costruirsi un chissà cosa, perché se sei come sei, sei così e basta, e non devi fingere con nessuno, non devi fingere col tuo capo, non devi fingere con genitori, figli, consorti, piuttosto che in qualunque situazione. Puoi essere amici, puoi essere davvero chi sei tu. Ok, va bene, questo è proprio una piccola parte della mia personalissima esperienza, come dicevo, proprio di vita. Quello che voglio farvi adesso, così poi dopo passiamo alle domande, così vediamo se arriva qualche domanda più specifica, è una piccola meditazione su come andare a entrare in contatto con la nostra essenza autentica e attraverso le nostre qualità di donna autentica, okay? Di connessione autentica con la donna che siamo davvero. Quindi, poi dopo appunto dicevo passiamo alle domande, ma facciamo una piccola piccola meditazioncina. Mettetevi comode. Se volete spegnere la luce, se volete mettervi tranquille, fatelo. Nel frattempo, se sei già pronta, ti chiedo di fare un respiro profondo, un'ispirazione profonda. E mentre espiri, fare una bella ah, e buttare fuori tutta l'aria. Un A liberatorio deve essere. Un'altra volta rifacciamo, inspiriamo dal naso e poi espiriamo dalla bocca facendo ah. E ancora una volta, e questa volta quando espireremo e faremo la A, chiuderemo anche lentamente gli occhi, li manterremo poi chiusi. Per chi vuole mantenerli aperti può farlo.
Inspiro. Mentre espiro e faccio e chiudo lentamente gli occhi. E adesso lascio che la mia attenzione si soffermi sul respiro. Ma non faccio niente per cambiare il respiro, semplicemente mi fermo ad osservare come l'aria entra ed esce dal mio corpo. Divento osservatrice, divento spettatrice di questa che è una delle circolazioni, un circolo vitale dell'aria che entra, dell'ossigeno che entra e che esce. E mentre sono consapevole della mia respirazione e la osservo, nel frattempo porgo la mia attenzione sul cuore. Vedo, sento, immagino di vedere o di sentire il mio cuore che batte dentro il mio petto. Sentilo adesso come batte. Osservalo esattamente così come hai osservato la tua respirazione. Ed ora ti accorgi che con il battito del tuo cuore non solo senti di essere dentro di te, ma ti accorgi di essere proprio il tuo cuore. Quindi non sei dentro il tuo cuore, sei il tuo cuore. E ad ogni battito senti sempre più la sensazione di voler diventare più grande, di volerti espandere. È come se attorno a te, cuore, ci fosse come una specie di crosta, come una specie di patina di cui ti vuoi liberare. E l'unico modo per farlo è pulsare sempre più forte e gonfiarti di più, riempirti di amore, per poter spaccare questa pellicola, questa crosta che c'è sopra di te. Per fare questo, ti accorgi che non solo sei amore dentro il tuo cuore, ma sei anche luce, sei anche energia. E questa luce, questa energia cominciano ad aiutarti a gonfiarti sempre di più, a riempirti sempre di più. E le pareti del tuo cuore spingono sempre di più contro questa crosta che non lasciava più vedere che cosa c'era dentro a questo cuore, cosa c'era dentro di te. E senti. Vedi o immagina di vedere o di sentire, gioca con questa sensazione di voler espandere il tuo cuore, tanto da cominciare a sentire che questa crosta sopra il tuo cuore comincia a screpolarsi. E vedi come da queste fessure comincia già ad uscire la luce del tuo amore. La luce della tua essenza. Mano a mano che il tuo cuore si espande, diventa sempre più luce e la crosta che c'era sopra il tuo cuore finalmente si scioglie, si dissolve nella luce,
sempre più luce dentro di te, ad ogni battito del tuo cuore. Il tuo cuore stesso, e tu che sei il tuo cuore, diventi sempre più luminosa, sempre più parte della luce, sempre più luce. E questo cuore si espande talmente tanto da diventare solo luce, solo amore, solo energia, e non può essere più contenuta solo nel cuore. Questa energia e questa luce si espande dentro tutto il tuo corpo, dentro tutto il tuo essere. La vedi adesso che si espande sempre di più. Ad ogni battito del tuo cuore raggiunge la tua pelle, raggiunge ogni piccola cellula, ogni particella di tutto il tuo essere, dalla punta dei piedi fino in cima alla testa. Ad ogni capello si riempie di questa energia, di questa essenza. E anche la tua pelle comincia a non poter contenere più questa essenza e questa luce. E dai tuoi pori comincia a uscire questa luce splendente. Ogni poro diventa veicolo, diventa passaggio di questa luce. Sempre più forte, sempre più luminosa. Ecco che la tua luce interiore, la luce della tua essenza, è passata dal tuo cuore attraverso tutto il tuo corpo e vuole espandersi fino a raggiungere anche il resto del mondo, di tutte le persone che sono attorno a te. Ed ora anche la tua pelle diventa luce. Ad ogni battito del tuo cuore, la luce si espande sempre di più. Stai illuminando tutta la stanza, ovunque, in ogni direzione. Ogni battito del tuo cuore espande sempre di più questa luce. Questa tua essenza inonda tutta la stanza. E la stanza stessa non può più contenere questa energia, questa luce. E comincia a farla traspirare e la fa passare attraverso i muri, attraverso la tua casa, all'esterno. Diventi una grande, enorme palla di luce che comincia a illuminare tutto il pianeta. Diventa sempre più grande ad ogni battito del tuo cuore e si unisce a tutte le altre palle di luce e di essenza di tutto il resto del mondo, di tutte le altre donne, di tutti gli altri uomini, di tutti gli altri esseri, ognuno con la propria essenza. La stiamo espandendo sempre di più e stiamo illuminando tutto il nostro pianeta. Immagina, vedi, senti come questa essenza avvolge la Madre Terra. Sempre più luminose, tutte le nostre essenze unite riescono a coprire tutta la Madre Terra. E da lì si espande ancora di più, unendosi all'essenza della Madre Terra. La nostra luce diventa luce dell'universo. Prende e comprende tutti i pianeti, tutte le galassie. Si espande sempre di più al ritmo del tuo cuore, al ritmo di ogni cuore. E il battito del tuo cuore diventa il battito dell'universo. E la tua essenza diventa l'essenza dell'universo. Ciò che è sempre stata, in connessione con il posto da cui arriva, in connessione col divino, con la tua parte divina. Dentro di te, fuori di te, ovunque, in ogni dove, in ogni momento, in ogni spazio, ad ogni livello, sei connesso, connessa con tutto ciò che c'è adesso, con l'essenza autentica di chi sei veramente.
E mentre sei luce, dall'alto dell'universo, dell'infinità dell'universo, ti accorgi che è il battito del tuo cuore che ha creato tutto questo, che è tutto questo. E questo pensiero, questa visione, ti riporta esattamente al centro del tuo cuore, al centro della tua essenza autentica. È arrivato al centro del tuo cuore, che sei tu, al centro della tua essenza, che sei tu. Cominci a riportare la tua attenzione al battito del tuo cuore e ti ricordi che è quello che ti può mettere in connessione con la tua vera essenza. In ogni momento della giornata, in qualsiasi situazione ti capiterà di passare, qualsiasi lezione starai imparando, ti basterà connetterti con il battito del tuo cuore o magari appoggiare la mano sul tuo cuore, semplicemente per darti una mano a connetterti con la tua essenza autentica. La connessione con la tua essenza autentica è semplicissima. Ti basterà toccare il tuo cuore, pensare al tuo cuore, visualizzare il battito del tuo cuore e di nuovo potrai essere connesso, connessa con tutta l'essenza autentica tua e dell'universo. E questo ti aiuterà ad essere molto più in equilibrio, ad affrontare le situazioni con molta più consapevolezza, consapevolezza di chi sei, dei ruoli che stai interpretando, delle parti che stanno agendo dentro di te. E mentre sposti l'attenzione sul cuore, così come batte, ti ricordi anche che stai respirando e ritorni ad osservare il tuo respiro, come entra l'ossigeno nei tuoi polmoni e come esce, semplicemente osservandolo. E mentre lo osservi, ti chiedo adesso di fare un respiro profondo. Col naso inspira e mentre espiri fai un bel liberatorio, facendo uscire tutta l'aria. E di nuovo inspira dal naso, espira e un'ultima volta per integrare tutto quello che è questo viaggio nella tua divina essenza autentica. Inspira ed espira. E quando sarai pronta, con il tuo tempo, potrai poi ritornare qui ed aprire gli occhi e ritornare nella nostra room conference in contatto con tutte le nostre amiche e i nostri amici di questa serata. Bentornati! Qualcuno dice che non è riuscito a concentrarsi, chiaramente avrete poi la registrazione a vostra disposizione, potrete riprovarci in altri momenti, insomma potete rifarlo quando volete, anche se vi dico che basterà connettervi veramente col vostro cuore e sarete già completamente nel viaggio e connesse con la vostra essenza. Neima dice che si blocca l'audio. Ah, ok. Beh, comunque vi manderò, sapete che le registrazioni vengono molto fluide di solito e quindi potrete tranquillamente ripartire per il viaggio come volete, ok? Bene, allora prima di passare alle domande, adesso vedere se qualche domanda c'è, vorrei
parlarvi appunto dire due cose due sul giorno, la giornata della Dea. Chiaramente, come dicevo all'inizio, visto che è in palio, e dicevo, se verrà fuori qualche uomo, visto che l'ultima volta abbiamo estratto un uomo, ma non era un corso specifico per donne, questo sì, però al limite troveremo un altro regalo da fargli a qualsiasi uomo che si paleserà come vincitore. Ma per chi appunto vincerà stasera o chi vorrà iscriversi per il prossimo corso della Dea, è il 20 di ottobre e si terrà a Parma, dove vi dirò la location nei prossimi giorni, e lo terrà Patricia. E andremo, dico andremo perché ci sarò anch'io comunque da assistente in supporto alla giornata, andremo proprio a connetterci con la parte divina della nostra essenza e con un passo ulteriore a quello che abbiamo fatto stasera, chiaramente, e vi faccio vedere una parte del manuale, questa, peccato non ho quella a colori, vabbè, comunque voi immaginatevela a colori. Andremo a parlare dei tipi di donne che ci sono e per ognuna vedrete che vi renderete conto che ogni tipo di donna siamo noi, nel senso che giochiamo questi tipi di donne ogni volta, no? Questa è l'altra. E questa è l'ultima, quella che vi dicevo, in cui parleremo delle dee, e delle dee vere e proprie, Afrodite, Iside, Persefone, e anche delle dee che io non conoscevo prima di questo percorso, tipo Pele, che è la dea Vulcano e che è spettacolare. Oltre a questo, poi andremo a viaggiare sulle parti più profonde, insomma, questa è una parte particolarmente sentita da Patricia, che ha avuto questo. Certo, anche Venere ci sta, cara Altea. Dicevo con Patricia che ha sentito questa chiamata, anzi, alla sua vision quest era proprio stata questa la mission della sua vita, che era quella di poter aiutare le donne a essere nel proprio potere e poi, avendo lavorato bene sulle donne, poter aiutare poi anche gli uomini a entrare nel proprio potere. Questo è un po' il discorso. Quindi, durante questa giornata sarà veramente una giornata di divertimento. Perché quello non manca mai, siamo abbastanza pazze da divertirci in qualsiasi cosa che facciamo. E poi ci saranno delle parti in cui di condivisione sicuramente, perché sono molto intense e sono anche molto importanti, perché quello che condivido io può anche aiutare anche a tirar fuori delle sensazioni che magari un'altra persona nel gruppo non ha avuto modo di percepire subito e quindi magari gli faccio fare un ulteriore passo già solo anche nella condivisione. Per voi ragazze del simposio abbiamo uno sconto del 20% sulla Dea. Quindi di solito il prezzo è 110 euro. Stasera, per chi si iscrive tra stasera e domenica prossima, quindi anche per chi avrà la registrazione, invece di 110 il prezzo sarà 88 euro. È veramente un prezzo regalatissimo per una giornata con Patricia e con me anche, come dicevo. E per quanto riguarda in più quella giornata lì, ci sarà anche questa parte, la trance dance di Patricia, quindi questa serve per chi ha fatto il corso per integrare tutto quello che ha fatto durante il corso ed è potentissima come tecnica. Per chi non lo vuole fare solo la trance dance, è possibile, oppure può anche essere possibile fare solo la giornata senza la serata da trance dance. Il 20 ottobre a Parma, grazie. Sì, esatto. E comunque, se cliccate sul banner, vi manda alla pagina dove potete avere il pulsante dove iscrivervi direttamente. Ma se cliccate sulla scritta La giornata della Dea, vi porta anche alle indicazioni su cosa faremo, sugli orari della giornata, su come organizzate la giornata. Qualsiasi domanda poi me la potete fare, potete scrivermi tranquillamente alla mail del simposio, va benissimo. Io
Vi risponderò sicuramente. Ho un po' di ritardo in questi giorni perché ho avuto qualche problema con internet, ma ce la faccio. Non preoccupatevi che, come sapete, mi ingegno per tutto. Per quanto riguarda poi, vi do solo un'ultima indicazione, poi andiamo alle domande e all'estrazione. Per quanto riguarda invece chi è lontana, vi dico che parliamo di gennaio, perché prima non si riuscirà, dicembre-gennaio inizierà un corso online con Patricia, che sarà il cammino della curandera online. E questo un programma intenso, un programma speciale in cui per un anno potete essere seguite personalmente da Patricia con anche delle situazioni molto personali. Poi vi spiegherò tutto perché lo stiamo preparando ed è fighissimo, posso dirlo. Non dove sono di parte, però è davvero una cosa forte, forte. Bene, allora, vi passo le domande. Alessia mi chiede perché mi viene l'ansia quando sento, percepisco il battito del mio cuore, oppure quando prendo consapevolezza di cosa voglio nella mia vita e di come ottenerlo. La paura paralizza ogni visualizzazione o ogni mossa. Che posso fare? Cara Alessia, ti posso assicurare che noi abbiamo più paura della nostra luce che del nostro buio. Quindi è normalissimo che tu senta quest'ansia, nel senso non sei l'unica, quindi benvenuta nel club. A volte ci spaventiamo davvero di più, non a volte, spessissimo ci spaventiamo di più della nostra luce che non delle nostre ombre, davvero. E come fare per togliere questa cosa? Andare a cercare sempre di più di essere connessi ed essere consapevoli di chi siamo, essere connessi con la nostra essenza, col nostro cuore e sapere chi siamo. Avere il coraggio di essere chi siamo. E in quel caso lì, ripeto, non è una cosa che fai, puoi fare in un momento, ma ad esempio lavorandoci con la meditazione. Non so, forse abbiamo fatto 10 minuti, un quarto d'ora di meditazione, non serve 3 ore. Vi posso dire che probabilmente non serve nemmeno che lo facciate ad occhi chiusi se non vi trovate bene. Spesso e volentieri io faccio delle visualizzazioni, delle meditazioni in movimento, le faccio mentre stiro. Mentre sono sotto la doccia, ad esempio, ve lo dico perché uno dice: beh, mi devo prendere del tempo, la meditazione, bla bla. No, io la vedo anche molto, molto attiva il discorso della meditazione. Posso assicurare che diventa sempre più facile poi facendolo, è sempre più semplice essere davvero chi siamo. E l'ansia mano a mano si scioglie. Più sei connessa con chi sei veramente, più è facile che appunto quest'ansia si sciolga, che la paura scompaia. E poi siamo qui per imparare, insomma. Dobbiamo lavorare su di noi, anch'io lavoro su di me, non smetto. A volte magari mi perdo e poi mi ritrovo. È normalissimo, siamo umane, siamo umane. Però è giusto essere consapevoli, esserne consapevoli e quindi fare il passo successivo e lavorarci. Quindi non solo guardo chi sono e guardo cosa sto facendo, ma ci lavoro sopra e vedo che cosa posso migliorare, come posso farlo. Se non riesco da sola, chiedo aiuto. Anch'io chiedo aiuto, vero Mariella? Questo è da fare. L'essere abbastanza umili a un certo punto da dire ok, da sola non ce la faccio, mi faccio aiutare tranquillamente. Altea parla dei disegni che abbiamo fatto all'inizio, ok? Dice: nei disegni che significato ha la posizione? Nel mio caso il materiale uno dentro l'altro, l'etereo anima in alto soprattutto e lo spirito in basso a destra. Che vuol dire? Aspetta, devo immaginarmi un po' bene come.
Insomma, Altea, mi sembra che sia abbastanza, come dire, equilibrato il discorso. Lo spirito è un pochettino da parte, magari sarebbe da lavorare su quell'idea lì. Magari lo spirito è rimasto un pochino da parte, si è sentito un po' trascurato e quindi magari sarebbe da integrare tra magari l'anima e la parte materiale, che sono ben piantate lì, visto che sono una dentro l'altra. Magari lo spirito è da integrare un po' di più, quindi lavorerei più sul discorso dello spirito piuttosto che sul corpo. Elisabetta dice: come si diventa sciamani? Qual è il rapporto tra donna sciamana e dea? In realtà stiamo parlando della stessa cosa per quanto mi riguarda. Essere sciamana è essere connessa con me stessa e con tutto ciò che c'è. Ed è la stessa cosa della dea, e può essere la stessa cosa della donna se la donna incarna anche tutta questa parte. Quindi la sciamana è lei che si prende, come la curandera, che si prende cura di sé per poter aiutare anche gli altri. Quindi in primis mi prendo cura di me e poi mi prendo cura, posso prendermi cura anche degli altri, non posso aiutare gli altri se non lavoro su di me, se non mi prendo cura di me, non mi prendo i miei spazi, non mi prendo il tempo di sentirmi, di ascoltarmi. E stessa cosa lo fa la dea. Dea, io, come dicevo, la intendo appunto come un insieme di donna, essenza autentica, tutto in una persona sola, no? Un'entità sola. E la vedo molto interscambiabile, come sono solo questioni di nomi, diciamo così, ma l'essenza, il concetto è lo stesso. Antonella mi chiede: come si fa a sapere se il chakra del cuore è aperto? Io lo sento muovere e pulsare. Bene, allora, stai nella sensazione. Se non riesci a visualizzarlo, ok, immaginati, e se per te il fatto di muovere, pulsare ti fa sentire che non è completamente aperto ancora, cosa potresti fargli fare? Cosa potresti sentire per capire che è aperto? Cioè, una cosa che devi fare tu, insomma, non è che possiamo, cioè, poi uno ti può anche dire sì, ti vedo il chakra chiuso, ti vedo il chakra aperto. Io ad esempio vado molto nella sensazione, visto che per come mi descrivi tu, penso che anche tu abbia questa sensazione più forte che non la visione. Quindi, come ti sentiresti se fosse aperto il tuo chakra del cuore? E quale sensazione, cosa ti potrebbe dare questa sensazione? Hai bisogno di qualcuno che venga con una chiave ad aprirlo? Hai bisogno, cioè, immaginati, creati una tua visualizzazione o una tua sensazione per aiutarti a fare questa cosa qui. Sicuramente anche la meditazione che abbiamo fatto oggi aiuta perché abbiamo lavorato tanto sulla parte del cuore in connessione col cuore. Rita mi chiede: vorrei sapere cosa rappresentava la carta che hai estratto. Ok, è una fatino, con in mano un fiore, non so se riuscite a vederla. Di quelli che si soffiano, ok? È molto carina, è davvero molto carina. È davvero molto carino il messaggio, davvero, davvero, ragazze. Io intanto ne approfitto, grazie per avermi lanciato lì la palla, Rita. Mi raccomando, ricordatevelo, chiedete quello che volete. Chiedetelo, chiedetelo fisicamente alle persone, chiedetelo all'universo, chiedete, esprimete quello che volete, perché se non lo chiedete è improbabile che vi venga dato. Ok? Grazie Rita. Ora parlavamo probabilmente in relazione alle domande sulla meta, su che cosa voglio nella mia vita. Irzia chiede: il problemone è trovare risposta a cosa voglio fare della mia vita. Le tue domande di prima non ho saputo rispondere. Come posso riordinare le idee oltre che meditare? Ok, una cosa che si può fare è fare proprio tipo a mo' di brainstorming, quindi non ci sono risposte giuste, risposte sbagliate. Comincia a chiederti cosa voglio nella mia vita?
e scrivi la prima cosa che ti viene in mente. Poi di nuovo, cosa voglio nella mia vita? E scrivi un'altra cosa. Cosa voglio nella mia vita? Tu dici, sì, ma se non sono riuscita a rispondere prima, va bene, prima l'abbiamo fatto in modo veloce. Ma quello che ti consiglio di fare è farlo e farti almeno la stessa domanda almeno una ventina di volte, minimo, eh? Segna quello che ti viene in mente, ma senza stare a pensarci, dici, ok, cosa voglio fare nella mia vita? Ok, può essere delle robe che magari, non lo so, la pasticcera, piuttosto che cosa voglio nella mia vita. Scegli una domanda, la ripeti e ripeti e ripeti e ripeti, ok? Se non ti vuoi fermare a meditare, poi dopo ti posso assicurare che dopo aver fatto questo lavoro, ma dico almeno minimo 20 volte, se riesci anche di più, poi puoi anche meditarci su quello che è venuto fuori, sulle cose che hai scritto. Nemein, posso dire, si dice così? È il tuo nome? Dice, quando parlavi di visualizzare un diamante dentro di noi, era una meditazione in qualche posto del corpo visualizzarlo? Parlavamo del diamante, era una metafora che avevo utilizzato io. Comunque potete farla come meditazione e vedere questo diamante che emana luce, ok? Ne abbiamo fatto dal cuore, poi potete farlo da dove vuoi. Da dove vuoi, può essere la testa, può essere il cuore, può essere davvero in qualsiasi posto. Poi magari puoi fargli cambiare posto, magari un giorno in un posto, un giorno in un altro. Questo sta a te, insomma, ti posso dire che a me era venuto facile dal cuore perché ho messo, diciamo così, poi è venuta, la meditazione, il battito del cuore aiuta ad avere anche qualcosa di tangibile su cui collegarti, anche quando non hai tempo, tra virgolette. Una volta che sei collegato con questo battito del cuore, anche nel momento in cui stai vivendo un'esperienza difficile da gestire, in quel momento lì ti connetti col battito del tuo cuore, ti ricordi di essere veramente chi sei, ti ricordi della tua essenza, della tua luce, di essere parte del tutto, ti aiuta sicuramente. Ok, ah sì, ok, Lino diceva si riferiva ai corsi, scusate. Ok, grazie, era per quello. Beh, ci sono altre situazioni in cui facciamo dei corsi che non sono riservati solo alle donne, ad esempio, con Patricia facciamo il risveglia il tuo sciamano interiore e la Vision Quest, che sono due corsi che sono aperti anche agli uomini e andiamo più nel discorso dello sciamanesimo, nella connessione con la natura e con se stessi e anche le trance dance che noi chiamiamo sha trance perché sono fatte col cuore, anche quelle sono aperte sia agli uomini che alle donne. Adesso però sono già le 10:30, io ho parlato abbastanza, spero che questa serata vi sia super piaciuta. E io la sono goduta, ve lo devo dire, mi ha fatto molto piacere essere in vostra compagnia e poter condividere con voi una buona parte di un percorso che ho creato davvero pensando di poter dare degli strumenti concreti, proprio tangibili, con cui poter lavorare. Adesso però vado a fare l'estrazione, ok? Siamo pronti, vediamo chi sarà il fortunato, la fortunata vincitrice della nostra giornata della Dea il 20 di ottobre a Parma. Wow, Ipergalattica! Ipergalattica ha vinto! Scrivimi via mail così ti do poi tutte le indicazioni. E sono contenta di conoscerti personalmente il 20 di ottobre. Vi ricordo che lo sconto per il corso qui sotto dura fino a domenica, per cui chi si vuole iscrivere lo faccia velocemente perché dopo domenica si ritorna al prezzo normale, ok? Vi ringrazio ancora tantissimo per essere state fino a quest'ora e ora vi rimetto la Shadance, che è la nostra sigla, per chi me la butto lì, per chi la vuole acquistare comunque nelle email troverete sempre il link per andare a acquistarla su iTunes.
E presto, presto, presto arriverà anche il video. Io lo sto aspettando, un video ufficiale, quelli di quelli che vanno poi su MTV, su queste cose qua. E voi potete dire: sì, io la conosco. Ho fatto una serata con lei al Simposio delle Donne. Quindi, appena ho notizie del video, ve lo girerò anche quello, va bene? Vi ringrazio ancora tantissimo dal mio cuore e buona serata.